E qui amici siamo arrivati sulla Regina, giusto per aggiornarvi dei danni del maltempo. Come potete vedere in questo momento la strada è ancora chiusa in attesa che i responsabili dell'ANAS possano dire se riaprirla o no. Di fatto qui vedete poco fa è stata ripulita la strada, lo vedete dove ci troviamo qui noi, la strada è stata ripulita dagli detriti che sono venuti giù dopo il maltempo di questa mattina, però come potete vedere ci sono ancora le transenne, le auto ferme, ci sono anche i camion, ci sono anche i turisti, in attesa di capire se e come potrà essere riaperta. Qui siamo tra Argegno e Colonno, più che altro è quasi già Colonno. Questa è la polizia della Tremezzina, polizia locale. Vedete? La strada per il momento, come ci hanno confermato anche le forze dell'ordine, rimane chiusa. Lo smottamento più importante è stato questo, lo potete vedere, siamo a Colonno. Sono, vedete, gli automobilisti che stanno cercando di capire se e come ripartire. Per il momento no, quindi quello che prima ci chiedevate, la strada è ancora chiusa? Sì. Come potete vedere, ve lo stiamo confermando in presa diretta, strada chiusa, in attesa che l'ANAS, dopo un sopralluogo, dopo la verifica, ovviamente come vedete c'è ancora qualcosa da rimuovere, in attesa che appunto l'ANAS possa dire ok, si può ripartire. Non so come saranno i tempi, se saranno brevi oppure no, questo è un valletto, uno dei tanti valletti che purtroppo, come vedete, ha riversato un po' di tutto, terra, detriti, grossi tronchi di albero, e qui c'è stato il problema più grosso quest'oggi, intorno a mezzogiorno. La strada è stata chiusa da allora, questo è uno degli escavatori che hanno lavato, sono state due frane, una qui dove ci troviamo e l'altra più avanti. Mimma, Silvia, buongiorno, Samuele, buongiorno, in diretta dalla Regina. Ecco, questo è uno degli escavatori che è stato utilizzato. Questi sono invece i responsabili dell'ANAS. L'ANAS è l'ente proprietario della strada. Stanno verificando com'è la situazione. Non mi riprendere a me! No. Non mi riprendere! Vabbè, sono in diretta e quindi ovviamente. Vabbè, non mi riprendere! Vabbè, non ti riprendo, che problema c'è? Perché non voglio essere ripreso? Vabbè, va bene, non ti riprendo, va bene, ok. Vabbè, succede anche questo quando si fa la diretta. Vabbè, non è che c'era niente di male, va bene, comunque siamo su una strada pubblica. Quindi sì, Franco, strada ancora chiusa per il momento, come potete vedere, perché l'ANAS deve prima di tutto fare una valutazione sul fatto se questo può essere pericoloso oppure no. Insomma, questo è il torrente che ho riversato, appunto avete visto, detriti, materiale, anche tanti tronchi. Sì, saluti all'operatore. Vabbè, fa niente, non me la prendo certo per questo. Non è un problema. Niente, quindi questo era il doveroso aggiornamento per i nostri ascoltatori, molti magari interessati anche per quanto riguarda la strada del lago. Ecco, come vedete, al momento, in questo momento, sono le 15:50 quasi, la strada è ancora chiusa. C'è, vedete, la polizia, i carabinieri e appunto vari tecnici dell'ANAS. C'è un'altra frana che abbiamo visto lì leggermente più avanti. Lo vedete, forse si può intravedere. Ce ne sono state due sostanzialmente di frane. La prima qui, come vedete, e la seconda poco più avanti. Queste frane sono state rimosse, come vedete, il materiale è stato sostanzialmente rimosso e adesso si aspetta di capire se probabilmente tra poco ci sarà il via libera per quanto riguarda. Vuoi capire com'è la situazione? Aspetta un Se attimo, possiamo, sì, un ovviamente. secondo Prego, prego, soltanto, prego, vai. prego. Niente, c'era il sindaco. Ecco, niente, qui vediamo appunto. Questa è la seconda frana più avanti.
è stata rimossa anche quella, quindi sostanzialmente adesso però i tecnici stanno aspettando di capire come e quando poter ripartire. Buon pomeriggio a tutti voi che ci seguite in diretta anche questo pomeriggio post maltempo, maltempo che insomma si è fatto sentire in maniera importante, come avete visto ancora una volta. Il lago colpito a fine agosto era stato l'Alto Lago, oggi siamo qui in centro lago, diciamo nella zona della Tremezzina, con questo smottamento importante, doppio smottamento, il primo e il secondo, che è più avanti. Insomma, è stato tutto risolto. E quindi niente, vai. Quindi aspettiamo ora di capire se la situazione risolve oppure no. I nostri amici continuano a riferirsi ovviamente al responsabile dell'ANAS che ci ha detto appunto di non riprendere, e vabbè, noi non l'abbiamo ripreso, ovviamente ci siamo limitati sempre e solo comunque alla strada. Allora ripeto, qui più avanti c'è stato il primo smottamento in parte un po' rimosso, vedete c'è ancora però qualcosa sulla sede stradale come potete vedere, e un secondo smottamento c'è stato anche più avanti, il secondo, l'abbiamo visto in precedenza. Quindi direi che per il momento la situazione è questa, strada che rimane chiusa in attesa di capire se e come potrà essere riaperta, con quali modalità, se probabilmente, ma è una mia ipotesi, è un senso unico alternato oppure no, per ragioni di sicurezza. Per il momento ancora tutto chiuso, chissà, più tardi potremo avere magari qualche ulteriore aggiornamento. Per il momento è tutto. Molti dicono che non è certo la prima volta che piove, come Daniela. Certo, è vero, ha piovuto molto forte questa mattina, va detto, Daniela, e ne è venuta giù davvero tanta di acqua. Certo che poi, come avete visto, questi valletti li abbiamo visti anche in Alto Lago, insomma è una situazione, aprire o no, e non lo so, non sappiamo ancora, caro Edo, non so, sono qui in presa diretta. E quindi dicevo, siamo qui in presa diretta, dovessero riaprire ve lo diciamo tra qualche minuto. Arrivata anche lì grandine, ci dicono Cernobbio, sì, insomma in Val di Intelvi, Val Cavagna, Porlezzese, sulla Regina, come avete visto, non lo so, vedremo un po' se riaprono o no. Sì Claudio, mandaci pure un filmato, ci mancherebbe, ce lo mandi tranquillamente, siamo a disposizione. Per mettere in onda qualsiasi cosa, anche a Varese Danni, Giusi, grazie della tua cortesia, grazie di averci seguito ancora. Ripeto, adesso tutto, ripeto, è nelle mani dell'ANAS, anche del signore che ci ha detto prima di non riprenderlo, credo sicuramente, e niente, restiamo qua solo per qualche istante. Regina, ripeto, per il momento chiusa. Cerchiamo di aggiornarvi tra qualche istante per capire se ci saranno degli sviluppi. Qui siamo a Colonno, tra Argegno e Colonno, dopo le due frane di questa mattina. Per il momento è tutto, noi ci fermiamo qui, grazie, ma è una gioia, no. Dicevo, ci fermiamo qui e a tra poco, eventualmente dovessero esserci aggiornamenti in diretta dalla Regina, che rimane al momento, come vedete, ancora chiusa. Certo, Franco, ovviamente se riaprono sarà mia premura, nostra premura, farvi sapere. Qui ora c'è solo vento, dice Carla, qui il vento di fatto si è un po' attenuato, però la strada, come avete visto, rimane chiusa, chiaramente premura nostra quando sarà di aggiornarvi su una eventuale riapertura. Grazie per il momento, a voi buon pomeriggio.